L'esigenza dell'azienda per ottenere il massimo delle produzioni ed ottimizzare il raccolto è di utilizzare dei prodotti che abbiano una resistenza al dilavamento e alla dispersione dell'azoto, in quanto la capacità di scambio di questo terreno è molto bassa. Questo concime innovativo, l'AIFA, in particolare il 30018, mi è stato consigliato da Angelo Cerutti, il nostro tecnico di Terre Padane, che 2 anni fa ha insistito per farmi provare un solo saccone di concime, perché io non ne volevo provare di più, perché ero fermo ai miei concimi più tradizionali, anche se sempre abbastanza innovativi. L'obiettivo qual è stato? Dare la possibilità all'azienda Zanacchi e comunque ovviamente alle aziende che hanno lo stesso tipo di problematiche di arrivare a raccolto con un prodotto che sia in grado di accompagnare tutto il ciclo vegetativo della coltura senza dilavamenti o comunque riducendo al massimo i dilavamenti e la dispersione. In questo caso abbiamo scelto il Multicote Agri, quindi il 30018, impiegato in presemina del riso, quindi l'abbiamo impiegato nell'ordine dei 250-300 kg per ettaro, in modo tale da dare una quantità di azoto che possa accompagnare il ciclo del riso e poterlo integrare durante l'annata alle esigenze colturali. L'utilizzo di questi concimi ha portato un notevole miglioramento della produzione, delle rese alla lavorazione del riso e una sanità della pianta, che essendo molto più vigorosa riesce a resistere molto meglio alle malattie fungine e ai vari parassiti. La tecnologia MCT o Multicotec è una speciale membrana a brevetto AIFA che permette di ottenere il rilascio controllato dei nutrienti. In particolare, la frazione che viene ricoperta è l'azoto, in varie percentuali in funzione dell'obiettivo vegeto produttivo da ottenere sulla coltura. La frazione ricoperta da parte della speciale membrana MCT viene innescata attraverso un livello critico minimo di umidità. Inizia la solubilizzazione all'interno della ricopertura dell'urea presente e questo appunto innesca un meccanismo cosiddetto di diffusione. La diffusione da questo punto in poi andrà e funzionerà, quindi rilascerà di più o di meno grazie a dei micropori presenti sulla membrana che sono sensibili alla variazione della temperatura a cui è esposto il granulo. A temperature crescenti si ha una dilatazione maggiore dei micropori e un conseguente rilascio maggiore dei nutrienti, mentre a un abbassamento delle temperature avremo un restringimento di questi micropori, un conseguente minor rilascio di nutrienti e una conseguente riduzione delle perdite, in quanto non andremo a portare maggior nutrimento quando la coltura ha un tasso di crescita minore e quindi un utilizzo minore di azoto. Tale tecnologia di rilascio e quindi l'efficientamento della nutrizione azotata ci permette di, a parità di unità fertilizzante, ottenere risultati economici, compatibili e soprattutto sostenibili per l'agricoltore.